Oggi siamo in compagnia di un personaggio molto ma molto noto. Lui lavora per tantissime trasmissioni televisive e è con noi... No, non è lui, scusate. Siamo con lei, la voce ufficiale della Milano Fashion Week, possiamo dire. Esagerato. Come stai, Andre? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Per chi non l'avesse riconosciuta, proprio quei pochi pochi, soprattutto che non seguono il calcio, siamo con Ilenia Tottino. Ciao Ilenia. Ciao Andrea, come stai? Ciao a tutti. Allora? Io molto bene, ti vedo molto in forma, ti vedo su tanti canali televisivi, oramai sei diventata... Te lo dicevo prima, una grande esperta di calcio. No, sono molto contenta perché io e te ci siamo conosciuti quando ero un po' agli inizi, la cosiddetta gavetta, ma penso ancora oggi che sto facendo gavetta, perché anche quando avrò 60 anni magari avrò fatto più esperienza, però bisogna sempre fare gavetta. Però sono molto contenta del percorso che ho fatto, dei miei sacrifici, di quello che sto diventando, perché questo è il mio lavoro e tutta la mia vita. E beh, sei molto brava Ilenia, non lo dico perché siamo davanti alle telecamere, ma proprio perché lo penso. Oggi com'è questa Milano Fashion Week, questa sfilata? Oggi ultimo giorno di sfilate a Milano. Sì, allora innanzitutto a me è piaciuta davvero molto, i brand belli, e poi sai cosa ho sentito? La voglia di riscatto, la voglia di libertà dopo il periodo che abbiamo vissuto. E quello che ci tenevo anche durante la presentazione, che ci fosse un forte applauso di incoraggiamento, ma soprattutto di stima per i nostri imprenditori italiani, per il nostro Made in Italy, perché sappiamo tutti i danni purtroppo che ci sono stati e che non sarà facile rialzarsi, ma quando un imprenditore ha la voglia di rifarcela e di ricominciare, penso che la stima debba esserci a prescindere. Insomma, stare di fianco a te Elenia, non... purtroppo viene una domanda: come sta andando il campionato? Ma il campionato, allora, per lavoro, per professionalità, io, ma ti dico la verità, non ho un tifo, mi piace dare il sostegno, ma anche sai, quando vedo le partite, se vedo una giovane realtà o comunque una squadra che magari non ha una rosa, magari come le big, che ce la fa, sta giocando bene, dico dai forza. Però secondo me, ovvio, il campionato, abbiamo visto che il Covid ha toccato tutti i settori, dal più ricco al meno fortunato. L'asticella si è alzata, ci sono molto più squadre più forti che si sono rinforzate, quindi staremo a vedere. Tu che squadra tifi? Io tifo il Milan e siamo in testa al campionato, per poco. No dai, però in realtà come le tue mi piacciono, infatti mi stavo riferendo al Milan, perché il Milan, vedi, è partito da un progetto, si è rialzato. Mister Pioli secondo me è un buon e bravo allenatore, soprattutto anche di testa, perché la testa fa, perché il giocatore prima di essere atleta deve avere testa, e secondo me farete bene, non te la voglio tirare, ma secondo me farete bene. Beh, è una squadra molto giovane, perciò questo già ci fa piacere, insomma. Allora Ilenia, noi ti ringraziamo per essere stata qui. Puoi ricordare ai nostri telespettatori dove ti possono vedere? Allora, da quest'anno, infatti voglio ringraziare Maurizio Biscardi, conduco insieme a lui il processo di Biscardi ogni martedì su 7 Gold, e poi tanti progetti e tante cose che verranno, e sono contenta. E allora seguite Ilenia Tottino, perché veramente merita ed è soprattutto una persona molto ma molto competente. Grazie Ilenia. Ciao Andre, ciao a tutti.